Sebastiano Giovanelli è presidente del Rotary Club di Urbino. È un grandissimo sforzo organizzativo quello che avete fronteggiato per 2 giorni, quindi verso fine aprile, per 2 giorni avere tutti questi relatori, avere un programma molto intenso, articolarlo anche fra interventi di esperti ma poi anche visita alla città. Insomma, è un modo per promuovere Urbino, è un modo per farla conoscere e per parlare anche di patrimonio culturale. Beh, indubbiamente sì, devo dire che poi il nostro club, che è un club non grandissimo, ma che ha avuto comunque, devo dire, delle esperienze anche in discorsi in campo internazionali, come per esempio avevamo organizzato il campionato del mondo di ciclismo rotariano nel 2000, che aveva coinvolto circa 300 persone anche allora, piuttosto che i convegni sulla terra del Duca, che era appunto nata anche dal discorso del Rotary. Si è preso un impegno importante. Io devo dire che grazie alla collaborazione di tutto il club e di molti soci siamo riusciti, spero che riusciremo a portare avanti questa manifestazione, questo convegno che coinvolge diversi club di diverse nazioni e moltissimi italiani, soprattutto perché crediamo che la comunicazione, il conoscersi, la possibilità di sinergie tra le varie città possa essere d'aiuto per tutti. In un momento come questo, in cui le difficoltà ci sono e noi abbiamo un grosso patrimonio, questo patrimonio è giusto farlo conoscere, è giusto preservarlo ed è giusto che questo sia un patrimonio che sia unito anche al discorso della pace, ecco, perché noi partiamo dal presupposto che la cultura, il patrimonio artistico, storico è anche un patrimonio di pace.